Voglio io e te dobbiamo parlare un po'. Io ti voglio proporre un affare, tu hai la faccia giusta. Una faccia da pesso come ne ho viste poche in vita mia. Un affare? E si sono date troppe circostanze favorevoli. La prima è che lavori a falcare e fai porta lettere. Hai capito? No. Vieni a sedere che te lo spiego. Falcara fino a qualche tempo fa era territorio mio. Ma i giovani non devono un cazzo da fare, alla sera ti buffi a mare con una corda al collo, ti sballi che ci scordi pure tua madre. Adesso i tempi sono cambiati. La mattina c'è sempre qualcuno che si alza prima che riesce a se cazzo al prossimo. E poi se la piglia con la povera gente. Ma io tu stai capendo? No. E la faccia, guarda un po', che cosa vedi? Negri, polacchi, zingari. Tutta gente che una volta sfruttata la puoi anche eliminare. Gli amercumiani, una volta teneva per figlia una bella piccerella, faceva 3-4 viaggi alla settimana, ma adesso venute meno queste circostanze, favore che li può anche morire. Vale meno di uno scarpaccio. Faceva viaggi? Hai voglia. Poi è tornato l'Ubrano e ne vanno fatto più. Ma io, ma con te le cose cambiano. Con me? E per forza. Con quella faccia quando sbarchi sull'isola con la valigetta ti viene per un dottore. Dottor fatemi capire bene. Ma non è solo la faccia, eh. Tu sei proprio fisso, tutto. Fammi un piacere, prendi quella valigetta. Guarda, la combinazione è 3-4-7. La faccia. Hai visto che trasportava mercumiano? Oro bianco. A domani questo incarico tocca a te. No, io mi cago sotto, io non sono capace. Ah, mi viene indietro. Ah, non sei capace. Ma don Ferdina, io non ho mai fatto queste cose. Fratello, non ti preoccupare. L'importante è saperlo. Sei un uomo con la faccia gentile e per bene, che vuole solo avere, non vuole mai ricattare. Sì, signore, ho capito tutto. Aspettate! Spiegatemi che dovrei fare.